Mi viene da ridere. Iniziamo bene la camminata. Allora, il ritardo di un'ora. Sì, forse anche di più. Siamo andati a Rione di dove dovevamo farci fare il timbro per l'inizio ed è chiuso. Esatto. Quindi iniziamo bene. Allora, oggi siamo... Allora, ci eravamo lasciati a Broni, esatto, poco dopo la stazione, al parcheggio del MD o l'Eurospin, adesso non mi ricordo, dove c'era anche Jack, che lo salutiamo, e lui verrà a fare l'ultima tappa per arrivare a Pumtremoli, così anche lui timbrerà la credenziale. Non lo so ancora, ma ci verrà. Esatto. Quindi oggi si riparte da Broni e arriviamo a Fometo. Quindi la tappa normale è circa 16 km e mezzo, facendola da Broni sono circa 18-19, quindi poco di più. No, ma questa, allora, abbiamo appena finito praticamente la prima tappa, che era Colombarone. Siamo fatti fare il timbro all'ostello, l'agriturismo, quello che è. Tra l'altro fighissimo, se finite la tappa a Colombarone andate lì alla vecchia cantina, perché è veramente veramente bello. A un certo punto eravamo sulla strada, camminiamo, io davanti, Sirio dietro, e niente, ma stavamo forse chiacchierando, ma di minchia, ah sì, stavamo parlando della quarantena che avevi dormito in macchina, bla bla bla. Minchia, a un certo punto si ferma una tipa lanciata in macchina, no? Si ferma in mezzo alla strada e fa, oh, inizia a parlare, no? Figa, ma t'ho visto in televisione a Primo Appuntamento, che cazzo ci fai qua? Io ho detto, boh, magari la conosce, cioè magari una signora che la conosce, no? E lui, no, perché adesso stiamo girando, andiamo di qua, andiamo, no, ma hai fatto bene, no, ma cazzo, comunque t'ho visto a Primo Appuntamento, cioè, veramente, cioè, adesso lo iniziano a riconoscere per strada, cioè, che due coglioni, cioè, che palle, cioè, adesso va bene fare i video, va bene questo, adesso via, boh, cioè, io non lo so. È vero che la cosa bella è che appena si è fermata io pensavo che ce l'avesse con lui, ho detto, ma magari è una che conosce, che cazzo pensavo che ce l'avesse con me, boh. Eccoci qua, ragazzi, dalla Svizzera, abbiamo attraversato un po' l'Italia per poi finalmente arrivare in Francia, ragazzi, ormai siamo qua, confine francese, che dire, è stato un cammino lungo, faticoso, ma soddisfacente, tante soddisfazioni. Siamo arrivati! No, non ancora, sono 140 metri. Sta prendendo per il culo? No, è il ciclo, è la parte di...
eh?